Antonio, come si commenta questo derby vinto in rimonta? Sì, si commenta dove lo sapevamo, la squadra, la Fiorentina è squadra forte e lo si sapeva, con giocatori importanti che cercano di fare bene, come del resto un po' tutti. E quindi ecco, ci aspettavamo questo tipo di partita. Quello che noi ci siamo detti è che non dovevamo mai mollare e mai disunirsi nei momenti difficili della partita. E abbiamo cercato sempre di fare la partita nonostante qualche difficoltà, ma è normale, una squadra che vuole sempre tenere il pallino e magari si sbilancia per andare comunque a creare qualcosa di importante, a fare gol, è normale che qualche ripartenza possa subirla. Quindi sapevamo che poteva succedere anche questo. E sui calci piazzati, ecco, qualche disattenzione dove sotto quell'aspetto lì comunque bisogna migliorare e lavorarci ancora di più. Però ecco, io devo dire ai miei ragazzi bravi, perché comunque in una partita del genere rimontarla e sotto tutti i punti di vista, giocata poi come si è giocata, devo dire solo bravi, ecco, a questa squadra, a questi miei ragazzi. Un Empoli che quindi ha giocato da squadra nel primo tempo soffrendo e poi è uscita alla grande nella ripresa. Sempre, noi non possiamo mai distoglierci da questo obiettivo del gruppo, non deve mai succedere, a Empoli non deve mai succedere, quindi questi ragazzi l'hanno dimostrato ancora oggi, perché non ci dimentichiamo che nell'ultima settimana fra Genova, Coppa Italia con la spalla, ed oggi questa squadra ha sempre dimostrato di far prevalere il gruppo, e questo è comunque il nostro concetto di base. Poi io dico sempre, come la penso io nel calcio, che il singolo, nelle qualità che ha, nel DNA che ha, si esalta col gruppo. Da solo ti fa vincere una partita, due partite, ma alla lunga il singolo da solo non riesce. Quindi il gruppo non deve mai mancare, e la mentalità di uno spogliatoio, di una squadra, non deve mai venire meno al mio modo di pensare e di fare questo mestiere. Quindi i ragazzi me lo stanno dimostrando e la strada è solo quella. Sento una curiosità, che cosa è capitato poi sull'espulsione? Ma guarda, io ci sono rimasto anche male, perché sai, ci sta anche l'ammunizione, arriva l'arbitro, t'ammonisce perché magari vede casino, ma sull'espulsione non assolutamente niente, ma nemmeno sull'ammunizione, non ho detto niente di offensivo all'arbitro, e comunque sono andato lì a chiarirmi, ma assolutamente ci sono rimasto male per quello. Un conto magari uno perde le staffe, ci scappa una parola di troppo e va bene, ma ecco, infatti l'assistente alla fine mi ha detto: no mister, l'ho sentito anch'io che non ha detto niente di che nella normalità, nella norma, però ecco, era giusto chiarirmi, e quindi speriamo bene che comunque vediamo un po' cosa decideranno, ma io sotto quel profilo lì non ho mancato di rispetto a nessuno.